Oggi vengono inaugurati i totem a Riccione e San Giovanni Marignano in cui donne che subiscono violenze possono raccontare la propria storia, avere quindi un primo approccio, trovare degli operatrici pronti ad ascoltarle. Sono già stati fatti esperimenti simili a Bologna, perché funzionano questi dispositivi? I totem in particolare servono per dare informazioni alle donne, non a caso sono all'interno delle Coop o di altri supermercati, sono in quelle situazioni in cui le donne vanno da sole, vanno sempre perché vanno a fare spesa. Quindi possono leggere l'informazione, possono quindi rivolgersi direttamente al centro. Come mai l'amministrazione comunale di Riccione ha deciso di sposare questo progetto? Specialmente questa iniziativa, un'iniziativa di prossimità che può lasciare il segno sul territorio ed essere subito d'aiuto alle persone che hanno queste problematiche. In questa galleria ci sono attività che attirano le donne, noi confidiamo di consentire con questo totem che garantisce l'anonimato, di consentire un aiuto concreto. Il centro antiviolenza di Mondodonna è presente da solo un anno, in questo lasso di tempo quante donne si sono rivolte a voi? 150 donne, 37 percorsi portati a termine, 15 donne straniere e grazie all'equipe multidisciplinare che abbiamo, abbiamo anche dei contatti con l'antitratta. E abbiamo a disposizione anche una struttura protetta, lavoriamo in stretta collaborazione con lo sportello del centro antiviolenza e mettiamo a disposizione per tutte le donne, sia residenti nel distretto che al di fuori, possono accedervi confrontandoci e rapportandoci H24.